Gli amici che questa sera ci sono venuti a trovare sono Paola Pitagora e Nino Castelnuovo. Ciao. Ciao. Avremmo l'idea questa sera, anzi preferiremmo vedervi divisi, non vi dispiace, cioè uno... Perché? Trovi che sia una cosa più originale? No, non è il fatto dell'originalità, così anche per fare un esperimento nuovo, una cosa diversa. A me mi va benissimo, ciao. Ti va bene? D'accordo. Sono stati insieme per tanto tempo che anche a vederli divisi, forse facciamo un piacere un po' anche a loro. Sentiamo un po' da Nino che cosa hanno preparato, permesso. Caro Nino, cosa hai pensato di leggerci questa sera? Ma io ho pensato a lungo, sai, sulla possibilità di fare qualche cosa qui. Hanno fatto tutti gli altri, hanno letto brani di poesia, hanno letto testi di canzoni di cantanti moderni, hanno fatto tutto. Comunque io un'idea ce l'avrei. Bene. Sempre se Paola laggiù è d'accordo. Paola è d'accordo. Cioè mi sarebbe piaciuto leggere alcuni brani di certi poeti francesi che sono un po' i padri della poesia moderna, i paleocapelloni, i Maudits, come dicono loro, i poeti maledetti. Cioè Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Bene, mi sembra un domanda ottima. Paola, se prova a chiedere bene, a Paola. Molto. Scusa un attimo. Grazie. Scusa Paola, mi diceva Aurora, Nino, che lui avrebbe pensato di fare questi poeti maledetti, questi non sei d'accordo, no? Certo che no. Ah, no. Giorgio, scusa. Non è d'accordo. No, non sarebbe guarda, d'accordo. Non preoccuparti, siccome lei non è mai d'accordo con me, quello che sceglie lei per me va benissimo. Benissimo, allora. Cosa dice? Dice che non sei mai d'accordo. Cosa hai scelto? No, perché io penso che qui di poesie maledette se ne sono lette un po' durante l'arco di tutte le vostre puntate. Per cui proponevo invece qualcosa da dedicare alla mamma. Alla tua mamma? Alla mia, alla tua, a quella del Nino, alla mamma. Alla mamma di tutti. Alla mamma. No. Le poesie dedicate alla mamma. Nino, scusa. Sì. Mi stava dicendo Paola. Sì. Che lei avrebbe pensato di dedicare delle poesie alla mamma. Non sapevo. Lo sapevi. Anzi, a questo proposito io ho pensato anche una cosa. Dimmi. Sai cosa facciamo? Sì? Prendiamo Paolo, la mettiamo davanti a questa telecamera, che ha lo zoom così bella grande, io dietro, con un innaffiatoio. Sai cosa faccio? La pioggerellina di marzo che picchia Argentina sui tegoli vecchi. Sul fico, sul moro. Mica male come ma cosa avete bene, capito? No? Idea, no? Se tanto volete sapere, i vostri amati poeti moderni hanno anche loro una mamma, non solo l'allucinogeno. Eh già, veramente? Hanno loro una mamma. Eh? Hanno una mamma? Sì. Pensavo la nascondessero sempre in cucina, la mamma loro. No, invece hanno scritto delle poesie molto belle sulla mamma. Comunque va benissimo, sai, basta che tu mi dia i testi, io... Sì, no. I testi. Benissimo, mi sembra una bella cosa, se siete d'accordo. Benissimo. Benissimo. Ascoltiamo allora questi poeti moderni che in fondo, oltre a una mamma, hanno anche un cuore. Comincia Paola. S'allontanano, di Eugeni Yevtushenko. S'allontanano da noi, le nostre madri. S'allontanano in silenzio, in punta di piedi. E noi dormiamo tranquilli, sazi di cibo, in memoria di quest'ora terribile. S'allontanano da noi, le nostre madri, a poco, ma a noi sembra che avvenga d'un tratto. S'allontanano piano, in modo strano, a piccoli passi su per i gradini del tempo. D'un tratto, riscuotendoci un certo anno, chiassosi le festeggiamo nel giorno che sono nate, ma il vostro zelo tardivo né loro né gli animi nostri potrà salvare. Si fanno lontane, sempre più lontane. Verso di loro tendiamo le braccia come dopo un lungo letargo, ma le mani d'un tratto urtano nell'aria. Un muro di vetro si è levato. Siamo arrivati tardi. È suonata la terribile ora. Con lacrime segrete guardiamo come in silenziose e severe colonne s'allontanano da noi le nostre madri. Non soffrire per me, di Sergei Yesenin. Sei ancora viva, vecchiarella mia. Anch'io son vivo.
Salute a te, salute. Fluisca ancora sulla tua piccola casa quella indicibile luce serale. Mi scrivono che tu segretamente tanto ti tormenti per me e che spesso esci sulla strada nel tuo vecchio consunto cappotto. Che tu, nella caligine blu della sera, hai sempre la medesima visione. Come se uno nella rissa di una bettola mi infili sotto il cuore un coltello finnico. Fa niente, cara. Sta tranquilla. Non è che un angoscioso delirio. Non sono poi un ubriacone così incallito da morire senza prima averti riveduto. Tornerò quando il nostro bianco giardino aprirà i rami primaverili. Soltanto tu sta attenta a non svegliarmi, come facevi 8 anni fa. Dimentica dunque il tormento. Non soffrire tanto per me. E non andare così spesso nella strada nel tuo vecchio consunto cappotto. Assoluzione di Ina Seidel. Perché sei tanto buona? Disse il figlio. Lei chinò il capo con spavento. L'occhio accecato di lacrime. Pensava: come sconcio il mio vestito. E la mia bocca, tanto spesso vuota d'amore e di coraggio, è ancora degna di far suonare il dolce tuo nome. Il mio cuore, che tante, troppe volte nei giochi della vita si è perduto, è ancora degno che la mano santa di Dio come rifugio a te lo assegni. Trasognata, metteva colpa su colpa. Come erba nel vento, si chinò mormorando. Non sono buona. Tu sei la madre, le rispose il figlio.